Mox, figurati l'amore, eccoci, benvenuto a All Music Italia. Grazie. Figurati l'amore, può voler dire tutto e niente. Ci piace per questo, no? Ci piace per questo. Figuriamocelo, questo amore. Assolutamente, assolutamente. Ma qual è esattamente il senso di questo titolo? Appunto, sappiamo che fa parte del testo di uno dei brani dell'album, però è estremamente particolare scegliere un titolo di questo tipo. Ma mi piaceva l'ambivalenza appunto del gioco di parole figurati l'amore come termine di paragone, ma anche appunto come... figuratelo a livello di immagine, è bello in realtà immaginarsi l'amore a livello appunto di figura, è una cosa che non capita. E poi nello specifico appunto è una frase tratta dal ritornello di Mara, che è la canzone secondo me più riuscita, più forse più profonda dell'album, è quella che riusciva anche a riassumere meglio il mood, il fil rouge che collega tutte le canzoni appunto. Beh, diciamo che c'è un'idea d'amore molto precisa all'interno del disco. Molto catastrofica, sì. Molto... la pensiamo allo stesso modo, Sì, beh, un'idea inevitabilmente apocalittica, perché sì, mi piace, apocalittica mi piace. Quello che in realtà mi è successo, mi sono limitato a essere il più sincero possibile, a descrivere quella che è stata, perlomeno quella recentissima, la mia esperienza appunto con l'amore. Ed è venuto fuori questo disco, diciamo che spero il prima possibile di ricredermi. Chissà, chi può dirlo? Ma per ora è così. Mai porre limite alla provvidenza, io dico sempre così anche da questo punto di vista. Ma tra l'altro quello che colpisce è anche come sei riuscito a trattare l'amore, nonostante l'apocalisse che prefiguri nei pezzi, prefiguri quelli che sono, diciamo, anche i messaggi che tu vuoi portare, perché comunque sei riuscito a trattare tutto con grande ironia. Sì, l'ironia mi contraddistingue abbastanza da sempre, non mi piace troppo piangermi addosso, nonostante appunto mi piace invece ingrigirmi, questo sì, nel senso è sicuramente anche un po' colpa mia, dell'amore appunto preferisco molto più quelle parentesi che ti lasciano qualcosa dentro, che ti fanno soffrire, che sono poi quelle appunto che inevitabilmente ricordi e riesci a vivere di più, ma crogiolarmici sopra non è proprio il caso. Nello specifico appunto la musica che è il tappeto di queste parole, il più allegra possibile. Dal punto di vista del sound, in effetti appunto lo hai detto, più allegra possibile anche utilizzando la chitarra, che da questo punto di vista è proprio lo strumento principe anche di quello che può essere il divertimento, perché una chitarra acustica d'accompagnamento è una chitarra estremamente, forse addirittura senza esagerare, ma anche quasi da spiaggia in alcuni pezzi. Beh sì, lo spirito da spiaggia ci sta effettivamente, sì. questa chitarra, questa sconosciuta oggi come strumento, è lo strumento che suono, quindi non potevo abbandonarlo nel mio primo album da solista. Mi ha accompagnato fino ad oggi e lo farà per sempre. Beh, questo comunque riconduce l'utilizzo della chitarra anche a quella che è la scena romana, per esempio, degli anni 90. So che ti è stato chiesto più volte quanto può essere legato a quel tipo di scena e quanto la tua musica, quanto il tuo sound può essere legato appunto al ricordo di quegli artisti che hanno fatto grande Roma. Spero molto, perché comunque sono stati artisti che mi hanno profondamente segnato, che ho seguito e che seguo, con i quali, perché no, mi piacerebbe anche collaborare un giorno. Sì, inevitabilmente rimanda a quell'immaginario anni 90, che comunque era un bel periodo. Forse il migliore. Forse il migliore mai avuto recentemente in Italia, sì. Beh, a parte forse il periodo del cantautorato degli anni 70, molto differente, forse più legato anche a un certo tipo di, come possiamo dire, di situazione anche politica di un certo tipo, gli anni 90 c'è stata anche una certa disillusione, che forse si può trovare in questo disco. Beh sì, la disillusione è presente praticamente in ogni traccia in questo disco. Ma a volte disillusione anche sociale, non solamente legata all'amore, ho avvertito bene? In un certo senso sì, anche se appunto non mi piace mai quando le canzoni entrano nello specifico nel sociale, nel tema appunto come può essere la politica, o secondo me dovrebbero appunto rimanere nel loro mondo che è magico, che è a parte, che serve proprio a scappare da quella che poi è la realtà, servono a combatterla, a sconfiggerla. Ma queste sono canzoni secondo me anche molto da immaginazione, perché danno davvero la possibilità di immaginare, chiudere gli occhi, magari immaginarsi e prefigurarsi anche un mondo ideale oppure un mondo che effettivamente poi non va così bene. Ti ringrazio, nel senso che sì, mi premeva molto insomma che queste canzoni potessero lasciare spazio all'immaginazione, c'è un lavoro appunto di sottrazione sul testo che serve proprio a questo, a lasciare il più possibile libera interpretazione al significato poi che della canzone. In questo senso appunto sicuramente sì.
Senti, San Lorenzo, diciamo che è il quartiere degli artisti di Roma. Oggi sì, si può dire. È lì che a Roma almeno si concentrano i maggiori locali che promuovono musica originale. E ho voluto chiaramente dedicare un pezzo che sta piacendo davvero tanto ed è piaciuto davvero tanto. Che bello. Sì, gli ho voluto dedicare un testo sempre per il discorso dell'onestà, in un certo senso. Ci ho vissuto 2 anni, ci ho lavorato 6 anni e questo disco è stato creato in quel periodo. Quindi non si può dimenticare la zona di San Lorenzo, dove ci sono anche oggi tanti artisti che appunto si esprimono proprio da quelle parti, hanno modo proprio anche di collaborare, perché a Roma quello che c'è e forse manca nel resto d'Italia è proprio la collaborazione fra artisti. Beh, a Roma è molto presente in realtà questo aspetto della musica nuova, perlomeno. Esiste appunto questa scena romana che per anni è stata attribuita principalmente a 3-4 nomi, adesso si è allargata una famiglia immensa, siamo tantissimi, ci conosciamo tutti, facciamo serate insieme, è una vera famiglia. Ma senti, ma secondo te ha ancora senso parlare di indie? Non ha mai avuto senso forse in realtà per riferirsi quantomeno alla musica, a un genere musicale, per parlare magari appunto di una produzione, sì, ha un senso, ma... Qual è il genere musicale indie? Cioè, ho sentito anche dire i Beatles sono indie, quindi diciamo che perde un po' il senso della cosa ormai. Ormai quello che conta è la musica, speriamo davvero di riuscire a portare avanti questo tipo di messaggio. E credo che album come questi comunque quantomeno portino a riflettere su quelle che sono le potenzialità ancora del messaggio. Beh, me lo auguro, assolutamente. Grazie mille, ultima cosa ti chiedo un saluto per All Music Italia. Ciao All Music Italia, a prestissimo.